esiste un solo imperativo dalla Pala Bianchini di Latina. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli per la terza giornata del campionato di Serie A. La Rapido Latina torna davanti al pubblico di casa ricevendo il Città di Sestucci. A parte in questi istanti il confronto, devi difendere il pallone perché subito Menini il tiro, la risposta di Zanatta, Fabiano il tiro, la risposta ancora di Zanatta, Beto e la finta con il corpo da parte di Rocha, il tiro, la risposta di Chinchio, ancora Città di Sestu, Menini e il tiro di Rufine, Zanatta ci prova dalla distanza, la risposta di Chinchio, lo recupera il pallone, ancora il Latina, ci prova Fabiano, fallo laterale, se ne incarica proprio Fabiano, scodellata in mezzo, il tiro di Bagaro, subito in avanti per Battistoni, mette in mezzo in rete, il vantaggio di Menini, viene annullato il gol, ammonito tra l'altro Menini, a questo punto viene espulso per non commettere errori Rufini, il palo da parte di Rufine, Rufine il tiro, Massa ci prova a cogliere Rufini, la risposta ancora di Chinchio, lo mette in mezzo, il tiro di pronta da parte degli Anni, in mezzo Avellino, vedremo che soluzione proverà, il tiro e c'è la rete, e questa volta il gol, e questa volta il gol, Battistoni, piano ma è più lesto di tutti, Nurchi che mette in movimento Rocha, è l'intervento straordinario di Chinchio, a Bagaro proverà sicuramente Fabiano, va a suggerire per Bagaro, si gira, e il palo dice di no, Arellano in mezzo, il tiro a gol, Avellino, Lucio Avellino per il raddoppio. Adesso Rufini per Massa, prova Rufini a cercare lo spazio, mette il pallone in mezzo e ancora Chinchio. Massa, la possibilità per il Città di Sestu in Serie A per il Latina, pallone riconquistato e c'è il gol! Rete! E Fabiano Assad! E ancora all'indietro per Rufini, Beto Rufini, la palla messa in mezzo, ci prova Battistoni ad andarsene, c'è il gol! Battistoni per il poker della Rapido Latina, Rapido Latina batte Città di Sestu 4-0.